già le stelle se fanno per manto d'oro e le belle tranelle se mettono a cantare, se sente uno storello. Il miglior fungo forse al mondo è l'ovulo. Perfetto esteticamente e che comprende in sé la storia di tutti i funghi, viene da queste parti, cresce quando l'estate finisce e arrivano le prime piogge. Ed è perfetto esteticamente e anche nel gusto. Siamo nei castelli, la parte storicamente più significativa di un'area del folklore di Roma, dove si canta, dove gli intellettuali hanno passato le loro estanne, dove veniva Federico Fellini, dove sono passati i grandi tedeschi del Settecento. Forse anche troppo folklore, è vero? No. Poi io compio un gesto sacro che è accendere esattamente lo stesso sigaro che accendeva Orson Welles nell'immediato dopoguerra quando veniva a Roma da queste parti. È lo stesso modello. Il video turista che arriva è Orson Welles. Te bevi de fuori de sky, poi tutto ad un tratto de droni. Fontana dei Trevi che tutta per te, c'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un sordino costringe il destino a fatte tornare, e mentre il sordo bacia per fontano la sua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, vai, amore, va, ti ritrovo a pranzo a squarciarello, fettuccine e vino dei castelli, come più belli. È quello che volevo sentire, fettuccine e vino dei castelli, però mi piaceva anche l'idea del au revoir, che mi ricorda Madame de Stael, e dell'auf Wiedersehen, c'è anche un auf Wiedersehen in una versione, che è quello di Goethe, non è fantastico? Curiosa comunità montana, dove i castelli romani e prenestini combinano un folklore d'oggi con una fenomenale architettura aristocratica di ieri. L'Arco di Trionfo di Marcantonio Colonna della fine del Cinquecento per celebrare la vittoria di Lepanto, reinventato e ridisegnato alla fine del Seicento dai primi rospigliosi duchi del luogo. Zagarolo. Un manufatto per allora moderno con tutti i recuperi romani antichi trovati in zona. Archi di Trionfo, archi dell'ingegneria civile e pubblica della Roma antica. E gli stessi archi ricompaiono 1500 anni dopo con questo bellissimo loggiato di San Gallo.
spasso con padre Marco. Il portale dell'undicesimo secolo e la porta di legno forse coeva. Una rimanenza ancora oggi viva nella Chiesa cattolica del rito greco-bizantino antico, con poi le api barberini e gli angeli berniniani. Un mosaico reintegrato all'inizio del XX secolo, la testimonianza di una storia dell'arte unita. Forse il più bel ciclo d'affreschi del Domenichino, con la storia del santo e la vecchia cripta con l'inferriata che ha dato il nome al luogo dagli anni profondi della storia. Un'innovazione che si inserisce su un edificio forte costruito da Baccio Pontelli pochi anni prima, alla fine del 400, per il giovane Giuliano della Rovere, allora cardinale. Un Baccio Pontelli che ripete qua l'esperimento di Ostia e ne lascia esattamente gli stessi segni nelle feritoie, che sembrano in realtà il globo terrestre con la croce sopra, e quegli elegantissimi barbacani che, inventati ad Ostia, diventeranno lo stilema anche di tutti i San Gallo in Roma. Tutto poi racchiuso nell'invenzione rinascimentale, luogo di sedimentazione fenomenale, con una biblioteca commovente che conserva tutta la sua memoria, anche quella delle bombe cadute durante l'ultima guerra. Qui la lingua è tuttora il greco, anche sulla vecchia macchina per scrivere. Questa fabbrica ecclesiale, che ha 1000 anni, poggia su una fabbrica precedente romana che ne ha 1000 di più ancora e che ha retto fino ad oggi grazie ad una straordinaria tecnica costruttiva e all'utilizzo di una pietra basaltica nera di origine vulcanica ad una forza estrema. La pietra è tagliata a cuneo, anzi in alcuni casi quasi scheggiata, e l'incrocio delle schegge ha fatto tenere la muratura con una fermezza assolutamente inattesa rispetto ad altre costruzioni della stessa epoca. Lascia un disegno reticolato, quello classico, che con gli anni e le muffe è diventato un piccolo quadretto di Klee.
si capisce come abbia fatto a reggere la fortezza e si capisce come mai la fortezza abbia retto la politica. Questa è una delle aree mitiche dove nacque la nostra complicatissima civiltà. Il cuore della vecchia Tusculum, con iscrizioni curiose, una che ricorda Tiburtino, l'altra che ricorda Gabi. In fondo una storia della regione raccolta qua, e in realtà il panorama ci racconta molto di più di tante altre cose, perché da lì in fondo, nella piana dove in fondo si vede il mare, bene, da lì in fondo veniva la minaccia di Roma, sette colli paludosi e intorno un'evoluzione bizzarrissima di tipo vulcanico che inizia con Castel Gandolfo e gira, gira fino in fondo e arriva in fondo al mondo degli Etruschi, fino al lago di Bolsena. In questo mondo vulcanico, ci fu l'insediamento iniziale dei popoli che con Roma dovettero lottare e che furono vinti da Roma, dai Latini e gli Etruschi. E in quest'angolo più corto la comunità montana che ci intriga, partendo dalla montagna più curiosa coperta oggi di antenne e una volta coperta dal tempio, con una delle più belle vie romane antiche ancora esistenti che sale lentamente a curve come se dovesse finire sul San Gotardo in Svizzera e porta invece al tempio di Giove Laziale, il centro del culto dei Latini antichi. Fondo Zagarolo, Palestrina e Genazzano, i feudi storici della famiglia dei Colonna. Tuscolo, strategica da un punto di vista politico, ma strategica anche da un punto di vista militare, perché da qui si passava più in là nel territorio dei Saniti. E questo fatto di essere territorio di passaggio fra mondo di Roma e mondo di Napoli accompagnerà la storia del luogo attraverso i secoli, fino nel cuore del Medioevo. Infatti passa inizialmente sotto la Repubblica di Roma e cresce in un modo incredibile. Questo teatro avrà uno sviluppo fantastico fra la sua prima stesura e la crescita definitiva del primo secolo. Ma proprio 1700 anni dopo la prima sudditanza romana avverrà la seconda, quella definitiva. Dietro questo recinto di ferro si nasconde un incredibile serbatoio enorme di archeologia medioevale, perché questo fu il luogo dove l'impero ebbe il suo piede più potente attraverso i conti di Tuscolo e quindi uno dei luoghi di opposizioni reali a Roma. Vecchiaccia pelata! Ma è una bambina! Ma che bambina? C'ha la testa da uomo, dovrebbe avere 200 anni! Dammi soldi, sa! Se no ti faccio la fattura, ti faccio seccare i coglioni! Sì! Aspetta, mo ti butto i soldi! Ti abbracciamo! Sì! Una nobiltà romana in realtà meno greve di come ce la racconta Monicelli nel Marchese del Grillo. Guarda, guarda qua! Ma sono tutte affrescate così le stanze? Sì, tutte affrescate. E chi è l'autore? Perché capace di farsi affrescare a metà del Settecento da Panini le ville più antiche. Con
trompe-l'œil sofisticatissimi che vanno ad aggiungersi quelli più antichi, originali, caraceschi, quelli che ricordano la grande lezione di Giulio Romano e la riportano a Roma, col caro del sole e il notissimo posteriore dei cavalli. Questa bella casa a misura d'uomo, anzi a misura di cardinale, nasce proprio in quegli anni, alla fine del Cinquecento, in piena epoca manierista. E come spesso capita, una banale lapide riesce a raccontare una storia complicatissima. Gregorius Papa XIII, il simpaticissimo Boncompagni bolognese. Signore fauno con cornucopie e fauni maschi che sorreggono la cornice che racchiude il primo dipinto che rappresenta la casa, ancora con i pini marittimi romani e il platano sulla sinistra. E la casa allora, nel 613, era già passata ad un altro cardinal nipote, il nipote di Sisto V, Peretti. Ma forse i platani sono ancora gli stessi, sopravvissuti fino ad oggi e diventati il platano rifugio e il platano gnomo. Così scriveva Wolfgang Goethe. In dieser lustigen Gegend sind Landhäuser recht zur Lust angelegt und wie die alten Römer schon hier ihre Villen hatten, so haben vor 100 Jahren und mehr reichen und übermütige Römer ihre Landhäuser auch in diese schönsten Flecke. In questa regione sorridente le case di campagna sono concepite proprio per il piacere e così come gli antichi romani già qua avevano posto le loro ville, nello stesso modo circa 100 anni fa i più ricchi e influenti abitanti di Roma si sono costruite le loro in un luogo dove l'antichità e la contemporaneità conviveva e con dei gusti di arredamento fenomenali come queste vasche che provengono dal giardino dove i capitelli rovesciati corinzi sostenevano antichi pezzi di romanità così espressiva e espressionista da andare oltre ogni traccia di ellenismo. Clemente VIII,
Attenzione, i papi che finiscono col nome in otto di solito sono i più difficili da digerire, da Bonifacio VIII in avanti. Lui fu particolarmente severo, ma suo nipote Pietro qua lasciò le tracce di una meraviglia. Casa gloriosa che conserva i medesimi abitanti e gli stessi cuoi alle pareti. Affreschi eccellenti dell'artista più di moda allora, il Cavalier d'Arpino, con una Joël che inchioda Sissara alle sue tremende responsabilità e una Giuditta dal seno allegro dopo aver mozzato la testa d'Oloferne. Perché poi qui gli arredi vanno avanti nei secoli, anche il Settecento vuole la sua parte. Sì, sì, e a un certo punto non erano più di moda i cuoi, e invece andava molto di moda avere queste carte cinesi. Chi non aveva almeno una stanza cinese era fuori moda. Era totalmente fuori moda. E poi mentre molte sono fatte invece in stencil, questa è veramente dipinta dal cinese. È vera, questa viene dalla Cina ed è un racconto cinese. Dovrebbe rappresentare la ripresa di una provincia ribelle da parte del governatore. Dovrebbe essere dei primi decenni del Settecento. Quindi un bel mandarino. Infatti è molto carino questo signore con gli occhiali. Qui è un comprimario. Potrebbero averglieli rifatti. Frascati che dall'alto guarda l'immensa e infinita pianura dove i romani sembrano vivere in realtà non sui colli ma in una sorta di palude che confina e sconfina in fondo con il mare. Convento di San Silvestro sopra Monte Compatri, un altro punto dove il panorama diventa una spiegazione perfetta della storia politica del Medioevo. Qui, nel 200, i Frangipane, i Savelli, gli Anibaldi. E poi, qui successivamente, quelli che a Roma si formano, si fanno le ossa e trovano le loro retrovie politiche da queste parti, una sorta di linea Maginot per difendersi dagli interessi cittadini. Palestrina, la città araba fenice, abituata da sempre a farsi distruggere e a rinascere. In epoca romana, con Silla che la distrugge perché si era alleata a Mario, nel Medioevo per volontà di Bonifacio VIII alla fine del 200 contro i Colonna ancora all'inizio del 400 con la fermezza e la durezza del cardinal Vitelleschi e alla fine della Seconda Guerra Mondiale con i bombardamenti americani. Sarà forse dovuto alla dea della fortuna primigenia prenestina che ha sempre protetto questo luogo e dove è avvenuto nel periodo di vera pacificazione dovuto al primo papa dei Colonna, Martino V, ebbene è avvenuto un autentico miracolo dell'architettura. Eccolo. Si chiama oggi Villa Barberini e sembra un classico prodotto dell'architettura barocca. È invece il primo intuito di un'architettura diversa, nato alla fine del 400 per volontà di Francesco Colonna. L'intero edificio poggia sulla struttura antica del tempio e ne ricopia perfettamente la forma di emiciclo, obbligando la costruzione nuova ad assumere un aspetto tondo che mai prima si era visto nell'architettura.
per il maniaco di lettura dell'architettura la facciata rivela esattamente la storia dell'edificio, perché la vecchia finestra centrale è una finestra quattrocentesca. Operazione di decriptaggio, decifrazione. Il paesaggio è quello sublime che guardava la dea. Il pozzo è quello dell'ipnoerotomachia polifili di Francesco. E la scalinata tonda rievoca tutta la vecchia architettura romana, perché questo è uno dei momenti genetici della psiche del Rinascimento. La forma a curva di questa stanza con le vele quattrocentesche è dovuta in parte a volontà, in parte alla necessità tecnica. E il decoro successivo è cinquecentesco, a grottesche, e corre già verso il manierismo. E sopra al secondo piano l'abside, dove sicuramente stava la statua della dea e dove salgono ancora le voci delle persone che al primo piano parlano, attraverso i cunicoli di aerazione. Oggi è diventato museo archeologico e a mio parere uno dei luoghi che non si può non vedere, perché questo fantastico mosaico detto del Nilo è una delle narrazioni più incredibili che si possono trovare sul mondo romano antico. Una sorta di film, un cartone animato perfetto, dove c'è tutto, tutto e tutto. E di più ancora. Le feste al bagno sotto i pampini d'uva, gli armati che girano, le processioni, gli africani a caccia, le scimmie, con una curiosità che è completamente commentato in greco, il che lascia capire molto della cultura di Palestrina in quegli anni. E la scimmia si chiama già sfinga. I mosaici qua sono parecchi, colossali e eccellenti. Le ciste sono incredibili di qualità, sia nella parte scultorea che nei disegni, e il vecchio seduto è proprio quello che Pablo Picasso riprende nella Suite Volare nel 1930. Gran parte di questi reperti straordinari esistono già all'inizio del Seicento, quando il palazzo passa ai Barberini e ha il loro sole lucente, e andrà ad influenzare tutta la cultura centrale del mondo barocco. Forse qui nasce una parte dell'immaginario pittorico del Seicento, qui sicuramente nasce una parte della fantasia incredibile di Borromini. Genazzano, dove cresce il ramo più spesso della famiglia Colonna. Qui i cardinali li hanno prodotti in una quantità incredibile e hanno provato più di una volta ad avvicinarsi al soglio di Pietro. Ci provarono negli anni in cui fu eletto invece Bonifacio VIII, ci riuscirono all'inizio del 400. Con Odone Colonna, personaggio straordinario, superiore di intelligenza sicuramente alla bellezza, l'uomo che riportò a Roma il successo politico d'un papato consolidato dopo il concilio di Basilea. Salì sul soglio nel 1417. E di cardinali Genazzano ha continuato a produrne tanti in casa Colonna, come quel Geronimo al quale dobbiamo il rifacimento della facciata cinquecentesca. Hieronymus Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis, Columna Dux et Princeps. Negli anni fondativi di Martino V rimane la facciata dell'edificio accanto a me, con le finestre ad arco così amate dai fiorentini e quelle superiori specifiche del gusto quattrocentesco.
Il contributo più duro lo diedero poi gli americani nel 1943, bombardando l'edificio, perché si reputava che qua si stesse producendo il pane che mangiavano i tedeschi. Ed ha obbligato Genanzano a restaurare il ponte negli anni 50, affidandone il progetto al genio civile. Italia dove il restauro non ha definitivamente cancellato il passato e dove il fiero portone reca ancora il leone rampante dall'attributo faunesco e con la stella probabilmente degli Aldobrandini, ma dove sul montante una mano ingenua e locale ha lasciato le tracce di un volto femminile. Amore o Madonna? Accanto al leone di Ghisa arrugginito veneziano, quello delle assicurazioni generali. Zagarolo è un'autentica sorpresa e una piccola meraviglia dell'architettura, perché feudo ereditato da Vittoria Colonna ricongiunge i due rami quando lei si sposa con Camillo, e qui nasce un momento e una voglia di grandeur nuova con il nuovo ducato. Marzio Colonna, loro erede, qui lancia un progetto urbanistico vero e potente, con un intervento all'inizio del Seicento di un architetto giovane e straordinario che appartiene a una scuola integralmente ticinese, Carlo Maderno, perché lui viene qua, completa un lavoro vignolesco e li gioca intorno, avendo imparato lui da Carlo Fontana e, attenzione, essendo predecessore di ciò che sarà l'altro grande ticinese, Borromini, ebbene, avendo imparato una lezione fondamentale: lo stupore è alla radice della grande architettura, e questo stupore lo realizza con questo canocchiale fenomenale che va a finire nel palazzo. Il palazzo è di quegli anni della fine del Cinquecento e la decorazione è affidata sicuramente a quel gruppo di artisti girovaghi che sono gli Zuccari, un gruppo talmente vasto da poterli definire quasi franchising di pittori, e che rappresentano qua i momenti salienti di casa, cioè la vittoria di Lepanto, dove Pompeo e Marcantonio Colonna giocano un ruolo fondamentale. E qui rivedo da un lato la posizione esatta delle due flotte che si confrontano e dall'altro la battaglia in corso. Un'intera area del palazzo è stata restaurata e contiene oggi, sorpresa, uno straordinario museo del giocattolo, con un allestimento museale perfetto e contemporaneo. E i ricordi della mia antica infanzia. Thank you.
1621 il feudo passa a Ludovico Ludovisi, cardinale. Attenzione, 1621 è anche l'anno in cui lo zio del cardinale diventa papa. Alessandro Ludovisi diventa Gregorio XV. E qui è importante questa storia perché tutta l'area che stiamo attraversando sembra la patria dei cardinali nipoti. Che cos'è un cardinale nipote? Bisogna fare un attimo di riflessione. Cioè, il mondo antico ha proposto in tutte le sue monarchie un'unica monarchia a ricambio regolare, che è quella vaticana. Quella monarchia ha inventato per la prima volta un perfetto spoiling system come quello che usano i presidenti degli Stati Uniti oggi. Ogni nuovo governo cambia radicalmente l'amministrazione precedente e di chi ci si può fidare se non dei propri familiari? Questo è il motivo per il quale i cardinali nipoti assumono una funzione quasi di segreteria di Stato. Sono i veri ministri dell'interno e ovviamente sono pagati in conseguenza. Sono di solito quelli che fanno il vero danaro di famiglia. E avranno ovunque qua delle case spettacolari. Gallicano del Lazio. Colline che si trasformano in luoghi di villeggiatura e oggi in comuni autonomi dove il vivere conserva il fascino d'allora. San Cesario, ad un passo dei boschi di castagno, quelli che confinano con la via dei Laghi. Capriora è il più alto dei comuni, vecchio nido d'aquila dei Savelli che qui si rifugiavano dopo le risse politiche romane. Da qui proveniva una volta la neve per le grattachecche sul Tevere. Oggi il vecchio castello è diventato buono ed è sede dell'undicesima comunità montana. Colonna che si chiama così non per via della famiglia, ma per causa di una colonna romana vera e propria. Con il Settecento e l'Illuminismo tutta quest'area va in decadimento, a tal punto che all'inizio del XIX secolo, quando verrà qua Madame de Stael, la famosa intrigante che fu amica di Necker e odiata da Napoleone, e scriverà il suo romanzo sull'Italia, così racconta. Ma le anime sognatrici, quelle che la morte occupa almeno quanto la vita, si piacciono e si compiacciono a contemplare questa campagna di Roma dove il tempo presente non ha impresso alcun tipo di traccia. Questa terra che vuol bene ai suoi morti e li copre con amore di inutili fiori, di inutili piante che si trascinano sul suolo e non si elevano mai abbastanza per separarsi dalle ceneri che danno l'impressione di accarezzare. E saluto la tomba
di uno dei tanti scipioni parenti dell'africano, o forse solo il suo mausoleo con i fasci, che guarda da secoli il sole che cala ogni giorno di là dal lago vulcanico. Questa storia antica, un piccolo e attento museo allestito all'interno delle scuderie Aldo Brandini a Frascati da Massimiliano Fuxas. I mille riflessi di un mondo antichissimo che torna a galla attraverso documenti spesso minori ma altamente evocativi, esposti tutti con un garbo particolare dietro a un vetro che consente invece una cosa molto curiosa: entrare nella vetrina e toccare l'oggetto. Uno spazio rude, quasi al minimo, con materiali altrettanto minimi. Il ferro arrugginito, il disegno preciso, il vetro. Monte Porzio Cattone, ultimo passo, sta calando il giorno, un bicchiere di vino, al Museo del Vino Locale. Mentre il vino si fa moderno, torna la nostalgia per la bottiglia di ieri, per gli strumenti di una vecchia vinificazione agreste e per l'etichetta papale papale. Alla salute del passato, del presente e forse anche del futuro.